Prima di iniziare il video vorrei dirvi che sto registrando purtroppo per problemi tecnici con il microfono della webcam, quindi l'audio è un po' quello che è. Mi dispiace. Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Andre Lincoln in questo nuovo episodio di Nazma Eleven Go Chronostones Tuono Extra. Siamo finalmente giunti all'extra, nella prima parte degli extra ho combattuto contro la leggendaria Inazuma Japan, capitanata da Mark Evans, insomma la Inazuma Japan che abbiamo imparato a conoscere durante Inazuma Eleven 3 e a quanto pare dopo averli sconfitti siamo stati catapultati in una dimensione parallela, in un mondo parallelo dove sembra che però tanti altri mondi insieme coesistano. Praticamente c'è qualcuno che sta causando un bel po' di scompiglio nel mondo, sta distruggendo gli stadi, cose così, e quindi i vari mondi coesistono insieme in un unico mondo, si incontrano le persone di questi mondi, insomma è un po' una cosa, è un caos generale, come tutto quanto il resto di Nazuma Eleven Go Chronostones, d'altronde. Il gioco è molto incasinato, fa fatica a spiegarsi e si fa fatica anche a spiegarlo, oltre che il gioco già fa fatica a dire come stanno messe le cose. È molto particolareggiato. E chi è quella? Salve signorina? Lei sarebbe... E voi chi siete? Oh, scusa, io sono Arion Sherwin e tu sei? Mi chiamo Flora. Non mi viene in mente nessun riferimento, quindi forse è un personaggio nuovo. Io sono Jean-Pierre Lapin, ma puoi chiamarmi JP. Come sei arrivata qui, Flora? Non lo so, mi sono risvegliata ritrovandomi qui, non ricordo altro. Oh no. Insomma, a te piacciono i fiori? Si chiama Flora? Oh, scusa, è solo che mi sembravi felice di stare qui. Sì, beh, nel mio mondo non ci sono fiori, neanche l'ombra. Cosa? Non ci sono fiori? Forse ho capito chi è. Però non ne sono sicuro, quindi mi astengo. Cosa? Non ci sono fiori? Esistono mondi del genere. Niente fiori, né prati, né petali, nulla. È una cosa terribile. Oh, Flora, forse tu puoi aiutarci. Stiamo cercando un posto che si chiama Torre del Caos. Ne hai sentito parlare? La Torre del Caos? Sì, la conosco. Fantastico, puoi dirci dove si trova? D'accordo, vi mostrerò la strada, seguitemi. Ora sto pensando a un mondo senza fiori. Wow, ma non ho la chiave. Sì, ancora devo fare qualche amichevole prima di riuscire a prendere la chiave. Vabbè, non si può andare più di tanto. No, sto pensando a un mondo senza fiori, forse. Volevo astenermi, ma lo dico comunque. Forse è di uno dei primi giochi della Level 5. Ah, mi sono messo un attimo a controllare, ma non trovo nessuna flora. Ho pensato forse fosse Dark Cloud, ma non penso a questo punto perché non c'era nessuna flora. Ni no Kuni l'ho escluso proprio a priori perché il 2 è uscito adesso. Il primo Ni no Kuni non c'era nessuna flora. Quindi non lo so, ragazzi, non so cosa dirvi veramente. JP, diminuiscono un sacco però i punti di ripresa, no, no, no. Aumentano tantissimo la tecnica, ma diminuiscono troppo i punti presa, quindi preferisco evitare. Preferisco evitare. Io più che altro vorrei capire chi è sta Flora. Perché mo c'ho il punto qua fisso. È quella la Torre del Caos. Quella torre è piena di pezzi appartenenti a mondi diversi. La strada cambia aspetto man mano che si procede. Sembra tutto così caotico. Me lo sarei dovuto aspettare, immagino. La mia prossima domanda è: come facciamo a entrare? Esaminate quel monumento. Intendi questa pietra? Aspetta, può essere. Banalmente lei da Layton? Io l'ho giocati tutti ma non mi ricordo di sto personaggio Flora. Vabbè, lasciamo perdere e andiamo avanti. Poi magari se lo trovo lo metto come annotazione durante l'editing. Per ora andiamo avanti. Siamo con Van e con Hiro. Cosa? Siamo... Wow! In un battibaleno siamo quasi in cima alla torre! Ce l'abbiamo fatta! E guardate che panorama!
Lo stadio Mondo Perduto è un po' più su. Grazie, Flora. D'accordo, teniamo tutti gli occhi aperti. Ricordate che ci sta aspettando. Ok. Non penso fosse. Perché mi viene forse? Voglio dire forse, ma esce forse? Non lo so. Voglio dire, non penso che Desmodus, il personaggio appunto lì oscurato, ci stia aspettando. Non sono sicuro che sia ancora lui. Non sono sicuro che ci sia lui come primo nemico, quindi per ora lo tengo ancora oscurato, anche se oramai si sa chi è. Tanto per. Van, come faceva Flora a sapere dove si trova la torre? Ha detto di essersi risvegliata qui come noi. E come faceva a sapere che cercavamo lo stadio dentro la torre? Mica stupidi sti due, noi invece. Ah, c'è una ragazzina, la seguiamo perché ci fa tanto amici. E qui, ma co cosa? Ma qui mi dà un punto di ristoro, ma forse è sopra. A meno che. Ah, ecco! Posso andare in due direzioni diverse, ma siccome prendendo l'altra strada si arriva al punto dove dobbiamo arrivare, preferisco andare di qua ed esplorare tutto. Ehi, tre ceste. Ed eccoci a scalare un'altra scala mal ridotta proprio. Io avrei paura a salire lì. Ma Arion non lo sa che può essere pericolosa e quindi la scala. Non vorrei dire nulla, però cadere da quell'altezza mi sa che ti fai un po' male. Solo giusto un pochino, tanto per sentire il dolore. Guarda che roba, guarda, dove siamo? Che figata. Pazzesco, va, bellissimo. Io la level 5 l'amo anche per questi paesaggi così. Oh, ci aspettano già. Benvenuti allo stadio Mondo Perduto, siete arrivati alla fine. Bentornata sorella. Ciao. Cosa? Ah, quindi il personaggio di Nazuma Eleven, io stavo a pensare tutt'altro. Ehi, ma tu non sei Flora, sei. Io sono Flora, ma sono anche la persona che ha attaccato il vostro stadio, sì. Ma perché hai fatto una cosa del genere? Perché stai cancellando parte dei nostri mondi? Che cosa stai cercando di fare? Voglio salvarli. Sto solo rimuovendo le parti superflue, tutto qui. Ma per noi non sono superflue, non saremo qui altrimenti. Non sono d'accordo. I vostri mondi non ne hanno bisogno. Battaglie, conflitti, rivalità. Queste cose creano odio. Se non eliminiamo i conflitti, perderemo qualcosa di molto più prezioso. Sicuramente le battaglie vanno evitate, ma cosa c'è di male in un po' di competizione? Possibile che la odi così tanto? Non sai proprio niente della vita vera, eh? Non capisci che cosa significhi perdere qualcosa. Abbiamo giurato di eliminare i conflitti, anche se significa annientare tutti coloro che li apprezzano. Dovete comprendere l'orrore della guerra, dovete riconoscere il dolore che causa. Questa è la battaglia finale, la battaglia per la vostra esistenza che deciderà il destino di tutti i mondi! La mia squadra e i distruttori affronterà voi, i calciatori. Cominciate a tremare. Io avrei paura. E io mi occuperò del giocatore di LBX. Vi farò vedere di cosa sono capaci i Dignitus 1 e 2. Non so cosa ho letto. Van, Hiro. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Lasceremo a voi le battaglie LBX. Ma ci mancherebbe. D'accordo. Batteremo sicuramente questo tizio. E voi vedete di fare lo stesso, Arion. Parla con l'allenatore Ivans. Non credo. Boh, vediamo a che livello sono capace. Ce la facciamo. Devi comprendere l'orrore della guerra. E questo incontro porrà fine a tutti i conflitti. Sei pronto per la tua ultima battaglia? Vi elimineremo. La partita è impossibile al livello il quale sono ora. Quindi non posso assolutamente affrontarla. Sono già 3-0 nel secondo tempo, senza neanche la possibilità di riuscire a fare un gol. Ho tirato 10 volte in porta e neanche una è andata bene. Quindi devo allenare assolutamente la squadra.
Quindi questo video lo fermiamo appunto prima di iniziare la partita, perché non può assolutamente essere così, ok? Domani torniamo su Inazuma Eleven, ben carico, ben allenato, li distruggiamo come si deve e poi possiamo continuare la storia. Bene Cuccio, per questo video è tutto, mi dispiace ma non ce la faccio a farla la partita, è impossibile. Io come sempre vi ringrazio, vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!